Dopo la sconfitta del Minotauro e la tragica morte del re Egeo, Teseo, principe ereditario di Atene, divenne il sovrano dell'Attica. Dopo aver consolidato il suo potere, il nuovo re di Atene venne venerato per i suoi successi da giovane. Teseo era un re giusto, saggio e magnanimo. Non era assetato di potere. Durante il suo regno, il potere era affidato al popolo e tutti i cittadini erano considerati alla pari. Teseo mantenne solo la sua posizione di capo supremo dell'esercito ateniese. Fu un periodo di prosperità per l'Attica. Atene era considerata la città più felice e libera del mondo. La democrazia fioriva. Il re aveva un cuore gentile. Quando seppe che il grande eroe Ercole era impazzito ed era sprofondato in una terribile depressione, Teseo decise di aiutarlo. Teseo riuscì a risollevare il morale di Ercole. Dopo il loro incontro, i due eroi stabilirono stretti legami di amicizia. Quando Ercole partì per il regno delle Amazzoni per compiere un'altra delle sue celebri imprese, Teseo andò con lui. Dopo aver sconfitto le Amazzoni, Teseo tornò in Attica, portando con sé l'Amazzone Antiope. L'eroe aveva con sé il figlio Ippolito. Ma gli Amazzoni non avevano dimenticato il rapimento della loro principessa Antiope e prepararono una spedizione per invadere la regione dell'Attica. Le donne guerriere terrorizzarono la zona e invasero persino Atene. Guidata da Teseo, la popolazione ateniese combatté contro l'orda di donne guerriere. Antiope combatté al fianco di Teseo e fu uccisa sul campo di battaglia per il suo tradimento. Gli ateniesi respinsero coraggiosamente gli invasori. Dopo l'eroica vittoria degli ateniesi, nessun nemico osò più invadere Atene mentre Teseo era il sovrano. Forse Teseo non era assetato di potere, ma il suo amore per l'avventura lo spinse a partecipare alla caccia al cinghiale Calidonio. Si unì anche all'eroe Giasone nella ricerca del vello d'oro. Teseo aveva raggiunto l'apice della sua gloria. Il suo prestigio era tale che alcuni lo chiamavano l'Ercole ateniese. A differenza di molti altri eroi greci, Teseo non perse la vita in gioventù. Insieme al suo amico Pirito, il re dei Lapiti, Teseo avrebbe avuto ancora molte avventure davanti a sé. Teseo si recò nella regione di Tessaglia su invito dell'amico Pirito. Stava per sposare la bella principessa Ippodamia. I parenti del re, conosciuti come Lapiti, un popolo rude ma molto coraggioso proveniente dalle montagne, furono invitati al matrimonio reale. Furono i primi greci a domare e cavalcare i cavalli. I Lapiti erano i figli del famoso re Ixion, gettato dagli dei nel Tartaro per affrontare le sofferenze eterne. Furono invitati anche i centauri, esseri che erano un misto tra uomo e cavallo. Anche le creature erano figli di Ixion, quindi c'era una certa rivalità tra loro e i Lapiti. Il banchetto ebbe inizio e Teseo fraternizzò con i Lapiti e i centauri. Tutto sembrava andare bene a questa festa esotica. Ma, man mano che gli ospiti si ubriacavano, gli istinti più primitivi dei centauri cominciarono a emergere. Eurito, capo dei centauri, ubriaco di vino, decise di rapire la bella sposa di Pirito. Il centauro afferrò Ippodamia e la sposa urlò in preda al panico. Gli altri centauri seguirono l'esempio del capo e portarono via le mogli degli ospiti e le cameriere del re. Teseo non poteva sopportare di vedere una tale barbarie. Insieme a Pirito guidò i Lapiti contro i centauri. I Lapiti lanciarono contro i centauri tutto ciò che avevano a portata di mano. Piatti, anfore e brocche si sollevarono in aria. Teseo colpì il capo centauro alla testa con una brocca di bronzo. La creatura cadde a terra con la testa spaccata. Con la sua lancia Pirito caricò i centauri. La lotta tra i Lapiti e i centauri fu cruenta. Ma la presenza di Teseo, armato di clava, fu decisiva per la vittoria dei Lapiti. La regina fu salvata e Pirito ebbe un grande debito di gratitudine nei confronti di Teseo. Questo evento rafforzò ulteriormente i legami di amicizia tra gli eroi, che divennero amici inseparabili. Insieme avrebbero persino preso d'assalto il regno dei morti.